Luca, Ciao. lo possiamo dire che tanto ovviamente sono arrivati tutti, cioè non è neanche da dire, cioè ci arrivano dei pesci, 1 aprile, cose varie, però ok, il tutto nasce come una gag per noi, ma tu sei sicuro? Cioè domani ci sei, perché poi non è che tanto pesci aprile, poi tu non c'è più davvero. L'ultima puntata, io vi saluto, è stato bello, bello questo viaggio, ragazzi, ci vediamo il 2 aprile. Ok, va bene, ultima puntata del Del 1 aprile. 1 aprile, certo. Grazie Luca, ci sentiamo, non Ciao svegliamo, ragazzi, a non svegliamo. Ciao Luca. domani forse, chissà. Ciao Luca, Chissà, chissà, non grazie. si sa, non si sa. Salutiamo Luca Muzzoli di volleyball.it e ragazzi, riprendiamo la rubrica della pallavolo bolognese. Oggi, Marco, andiamo sul derby che si è giocato questo sabato tra appunto Fatro Pallavolo Zana e Calanca Cesare di appunto Persicetana, San Giovanni in Persiceto a Bologna, questo derby di B2 lo facciamo con non una ma ben due protagoniste. Allora, intanto di benvenuta Arianna Gambini, Pallavolo Zano. Ciao Arianna. Ciao, ciao a Ciao tutti. Arianna. Ciao, Siamo ciao. partiti dai vincitori e dalle vincitrici, quindi iniziamo appunto con te. Due impressioni veloci su questa partita, poi dopo andiamo a vedere con qualche spunto in più. 50 ore di partita, peraltro, no? Durata una Sì, vita. 5 set non facili. Allora, diciamo che all'inizio siamo partite un po' traballanti perché abbiamo perso il primo set. Ma c'è stata una sconcentrazione da parte di tutte, quindi ci può stare. Poi, secondo set, invece, siamo partite molto meglio, sia ricostruzioni che ricezione, attacchi molto efficaci. Quindi siamo riusciti a vincere il secondo e terzo set. Poi, quarto set, non siamo andate molto bene, purtroppo abbiamo perso, quindi siamo dovuti andare al quinto set. E alla fine però siamo riuscite a vincere perché quella partita la volevamo molto e siamo state molto determinate, quindi ce l'abbiamo fatta. Ti chiedo un secondo, prima Arianna, una domanda che ti volevamo fare subito, visto che eravate ferme addirittura dalla gara di andata voi, quindi eravamo un bel po' che non Sì, giocate, quindi raccontaci anche due sì. impressioni sul ritorno in campo. Beh, allora diciamo che non è facile stare sempre lì con la testa perché non avendo un obiettivo fisso, un punto d'arrivo. E non riusciamo qualche volta a stare riconcentrate, quindi diciamo che non è facile per nessuno, però alla fine siamo riusciti a tornare in campo e giocare per noi è mo sempre molto emozionante perché non è da dare per scontato con questa situazione Covid. Sentiamo cosa ne pensa chi era dall'altra parte della rete, quindi buongiorno invece appunto a Chiara Finocchiaro, libero della Persicetana. Ciao Chiara, buongiorno. Ciao, e Ciao così Chiara, sono buongiorno. dritta perché sono un Vai, così po'. ci siamo, ci siamo, ci Ok, siamo. perfetto, Buongiorno e perfetto. benvenuta. Due Buongiorno, impressioni sulla buongiorno a tutti. partita? E allora, è stata indubbiamente una partita difficile secondo me per tutte e due le squadre, in quanto entrambe non giocavamo da almeno un mese e ci sono stati dei blocchi di allenamento. Non siamo riusciti anche noi a fare 6 contro 6 per almeno 3 settimane, quindi diciamo che tutto sommato portare a casa comunque un punto non è stata una totale sconfitta, e considerando appunto la situazione generale, ecco. Sicuramente possiamo fare meglio. Allora, a questo punto mi viene da chiederti, Chiara, magari iniziamo da te. E appunto, dicevi, 3 settimane di stop, Sì. si ritorna in campo, 5-7, il fisico ne ha sofferto? Sì, il fisico devo dire che ne ha sofferto molto, anche perché poi ovviamente non è che il campionato finisce, quindi il giorno dopo eravamo di nuovo in palestra ad allenarci e abbiamo anche alcuni infortuni, quindi comunque ci sono state delle ragazze che hanno giocato 5 set con magari solo 2 o 3 allenamenti sulle gambe, quindi indubbiamente ne ha risentito anche fisicamente. Sì. Arianna, vostra impressione dall'altra parte della rete? Siete camminate meglio o gambe durissime? Diciamo che lunedì dopo la partita siamo arrivate tutto un po' acciaccate, siamo Po' di andate scarico, molto eh? dal fisio, sì, esatto. Ci è voluto un po' per riprenderci, però comunque. Sì, non è facile riprendere per poi stoppare tutto, questa cosa mette in difficoltà tutti, sì.
Ci hanno comunque detto, Arianna, di un partitone, addirittura un uccellino ci ha detto che ti avrebbe eletto MVP del match, non svegliamo niente, dopo svegliamo chi sono i nostri suggeritori. Però dai, insomma, ci ha riferito di una grande partita, rientri in campo e non eri neanche partita tra il sestetto titolare, giusto? Sei entrata subito quasi a partita in corso, però comunque un possibile titolo, magari non ufficiale di MVP in un derby, speriamo ti abbia fatto piacere, dai. Sì, diciamo che no, non sono partita titolare, sono entrata titolare nel secondo set, oltretutto prima partita di Serie B come banda, perché di solito io ero come opposto, però Claudia ha deciso di farmi entrare come banda, perché poi così ricevevo e difendevo un po' di più, ecco, davo una mano di più dietro. Beh, ti sei trovato decisamente bene Sì, in diciamo questo cambio di che ruolo, pare, no? sì, dai, non è stato male. Poi diciamo che mi adeguo a quello che l'allenatore mi dice, dove mi mette, io dove vado sto, quindi. Chiedo invece a Chiara cosa ne pensa, insomma, del fatto che siete una squadra che era partita molto umile, poi vi siete trovati per certi momenti anche piuttosto in alti in classifica. Adesso ovviamente è una partita complicata, chissà che Zano comunque sulla carta e anche insomma fino a questo momento proprio la classifica parla, comunque ha uno squadrone. Ve la siete arrivata a giocare alla pari, un minimo avete la sensazione di aver perso qualche punto, magari potevate fare di più di quel punticino tra virgolette, che avete portato a casa, che magari all'inizio dell'anno ci avreste fatto la firma subito. Però per come si erano messe le cose, ti chiedo, raccontaci un po' di impressioni. Allora, sì, nel senso, ovviamente fare 6-4-6 contro una squadra come Zano non se l'avrebbe mai aspettato nessuno, quindi noi in realtà possiamo dirci contenti delle cose, insomma, di come sono andate. Sicuramente sappiamo che possiamo puntare in alto se ci impegniamo tutte, se giochiamo di squadra, abbiamo comunque dimostrato che possiamo giocarcela con tutte le squadre del girone, ovviamente giocando al meglio delle nostre possibilità, anche perché è comunque un girone, secondo me, abbastanza equilibrato, dove ogni squadra può vincere contro un'altra squadra che sia sopra o sotto nella classifica. Quindi non bisogna mai abbassare la testa e bisogna, diciamo, pedalare e continuare ad andare avanti così come stiamo facendo. Ovviamente siamo cresciute molto e quindi direi solo che dobbiamo continuare così, adesso riprendere dopo lo stop e ritornare un attimo in carreggiata. Ma in questo campionato un po' particolare, Arianna, com'è i derby? Hanno lo stesso sapore degli altri anni o girone piccolo? Ce ne sono Come troppi. ce ne sono tanti, perde un po' di Sì, tensione. diciamo che ogni partita è un derby per noi, perché allora io l'anno scorso non ero in Serie B, quindi non so i derby che c'erano l'anno scorso, però so che c'è una discreta competizione fra tutte le squadre. Infatti ogni volta c'è sempre la voglia di vincere, quindi questa è la cosa bella, secondo me, anche. Quando si va in campo si ha sempre quell'adrenalina, la voglia di vincere che non è da tutti. Poi Chiara, immagino che vi conosciate anche molto, per cui la rivalità si accende, no? Sì, ci sono molte ragazze che magari hanno giocato nell'altra squadra, quindi c'è questo sentimento un po' di vincere, voler vedere che comunque, cioè, si ha questa voglia di far vedere che comunque la squadra funziona, diciamo. Quindi il sentimento del derby, secondo me, c'è sempre. Tutta questa voglia di vincere, il tuo allenatore Adriano Puzzo dice quindi lunedì ti voglio in palestra e allora ormai hai voluto dire che vogliamo vincere, quindi così va. Non erano Tra questi l'altro, gli accordi. no, gli accordi invece, Cristian Zulli, che ricordiamo che da voi fa lo scout, ma anche un po' ci fa anche un po' da addetto stampa, intanto beh, ci ha detto comunque che è la tua prima esperienza in Serie B2, quindi se ci vuoi anche raccontare qualche impressione prima di
chiudere, ma anche che non abbiamo capito bene come, dove, quando, ma per andare in radio dovrai portare i pasticcini, anzi, o ti dovranno dare dei pasticcini, quindi contro i rituali soliti. No, allora, diciamo che Christian si è certo per portare i pasticcini martedì e io lo so, però sì, la prima esperienza in B2, devo dire che all'inizio ero un attimo dubbiosa a riguardo, più che altro per l'impegno che sicuramente è maggiore rispetto alle altre categorie, però ovviamente sono contentissima di aver fatto questa scelta, sento comunque di essere migliorata da settembre fino ad adesso, anche solo a giocare con delle ragazze che sono ad un livello superiore del mio, ovviamente se giochi con delle persone brave sicuramente migliori inevitabilmente, quindi sono molto contenta. Ci crediamo. Ragazze, in un flash ci sono 200 partite da recuperare, prossimi impegni, Arianna? Allora, io prossima settimana ho 3 partite da giocare e ecco. Gioco, sì, e facciamo il 7, inizia l'Under 17, giochiamo contro Volley Team Bologna, poi 8... Derby, per cambiare. Sì, esatto, beh, tanto è sempre un derby qua. E poi l'8 con faccio la serie B contro Rubiera, giochiamo, e poi l'11 domenica contro Anderlini. Beh, settimana impegnativa, dai, ti togli un po' di voglia di pallavolo. Sì, Chiara, invece, voi? Ah, noi abbiamo la partita Dopodomani. sabato, il sabato di Pasqua, sì, esatto, contro Faenza, anche lì ovviamente sarà una battaglia. E campo nostro, quindi speriamo comunque di essere efficienti. E su Faenza ricordatevi che Mauri Serratini vi controlla, c'è sempre che ci segue, dice grande Ari, grande Chiara, lui c'è, vi tiene d'occhio e giusto, tanto ci segue sempre Grande anche quando parliamo di nulla, poi quando parliamo a Mauri. maggior Sì, è ragione di vero. bifemminile, sa che lì magari c'è anche qualche indicazione utile per il campionato, no? Quindi giustamente no, che di lugar, salutiamo Mauri. Ragazzi, salutiamo anche voi, grazie per esserci venute a trovare, ovviamente sempre a distanza. Chissà se Marco mai un giorno riavremo ospiti in Certo. studio, in radio, eh. Sì, dovremmo tornarci anche noi, ma sì, dai, ce la faremo. Tornarci anche tu, perché vedi che io sono qua e quindi manchi Sì, tu, è manchi tu. vero, scusa, scusa. Grazie ragazze, comunque, a presto. Grazie, grazie In bocca al lupo per il campionato e per i tanti a voi. recuperi. In Grazie. bocca al lupo, ciao Ciao, ragazze. ciao ragazzi. Salutiamo allora Arianna Gambini di Fatro Pallavolo Zano, Chiara Finocchiare della Precisetana Volley. Ragazzi, chissà se è l'ultima puntata, no, dai, ve lo facciamo intuire. Marco, invece ti saluto e mi accodo a Marco e ti auguro un buon proseguimento di giovedì santo. Ciao, a Anche a domani. te, a tutti, Ciao ragazzi, ciao. comunque, ciao a tutti. FIPAV Bologna e Radio Volley presentano Voglia di Volley a cura di Francesco Mazziotti e Marco Buosi.